Amici bianconeri, più di ieri, buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo raggiunto quota 100, come le pensioni. 100 iscritti in 15 giorni esatti, è un risultato secondo me buono, non me l'aspettavo. Ho iniziato questa cosa qua per gioco e mi ritrovo con 100 iscritti in così poco tempo, quindi mi fa davvero piacere. Grazie, grazie a tutti. Dunque, in mezzo a questi 100 iscritti cominciano ad arrivare giustamente anche i primi insulti, perché non è che possiamo essere tutti d'accordo, ognuno di noi ha il suo proprio pensiero, e quindi più iscritti avrai, più visualizzazioni avrò, scusate, e qualche insulto arriverà sicuramente. Ma ha fatto specie soprattutto un messaggio di una ragazza che mi ha accusato che sotto questi colori o quelli nerazzurri. Questo perché? Perché ho detto che secondo me il rigore che ci hanno dato contro il Milan si poteva anche non dare, perché è figlio di un regolamento che a me non piace. Anche se sono sincero, guardandolo bene, il tiro andava verso la porta, quindi il rigore devi darlo per forza. E niente, sono stato accusato di questo perché ho detto che quello lì si poteva anche non dare. Cioè. Però ci mancherebbe altro, ognuno è libero di pensare quello che vuole. Ci mancherebbe altro. E niente, ragazzi, Manchester City escluso dalle coppe europee per 2 anni, più una multa di 30 milioni di euro. Si cominciano a sparare, vabbè, a parte che c'è ricorso al TAS, e quindi può anche essere che, perché City che non va nelle coppe, ragazzi, la FIFA ci rimetterebbe tantissimo, quindi io, per carità di finanza, zero, non mi permetto neanche di parlare, cioè io non so nulla di finanza, però mi sembra una cosa abbastanza strana che City, una squadra potente come Manchester City, non vada in Champions per 2 anni, mi sembra una cosa abbastanza assurda. Comunque c'è ricorso al TAS e quindi si vedrà. E si cominciano a sparare le solite puttanate di Guardiola alla Juve, no? Alla Juve. Ma solo al pensiero e l'ingaggio che prende Pep Guardiola, oltre 20 milioni l'anno, se non di più, adesso non lo so neanche, a Manchester City, capirete che solo da questo non può venire alla Juve. Non può venire perché non abbiamo neanche i soldi per prendere un centrocampista di merda, un cazzo di terzino che stiamo praticamente morendo lì. Stiamo morendo perché siamo ridotti con le pezze al culo. E secondo voi, ma usate il cervello prima di sparare puttanate. Azionate un attimo la zucca. Facciamo fatica a mantenere Ronaldo e secondo voi possiamo prendere Guardiola, ma ragazzi, ma poi cosa serve Guardiola con questi giocatori qua? Per prendere Guardiola deve avere ci vogliono dei calciatori forti, dei centrocampisti top, dei terzini top, no? Ste mucche qua che abbiamo in mezzo al campo. Non dite puttanate, ragazzi, non dite cazzate, Guardiola. O poi mai dire mai nella vita, poi magari a giugno ci sarà l'aumento di capitale, io di queste cose non me ne capisco, quindi tutto può essere, ma io, ragazzi, la vedo dura. La vedo dura e pensiamo a questa stagione. Pensiamo a raddrizzare questa stagione perché veramente, ragazzi, siamo messi male. Siamo messi veramente, veramente, veramente male. Va già bene che abbiamo queste 2 partite che dovremmo fare 6 punti, ma altrimenti, ragazzi, siamo messi, ma molto, 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 molto male, ve lo dico io. Ve lo dico io. Dirigenza, ma perché ci pigli per il culo? Perché ci tratti così? Non lo meritiamo. Noi che paghiamo i biglietti, paghiamo gli abbonamenti, paghiamo Sky, paghiamo DAZN, non ce lo meritiamo. Perché hai preso Ronaldo se non te lo puoi permettere? Perché il mio dubbio è questo, ragazzi. Abbiamo preso Ronaldo, ma visto il resto della squadra, visto cosa lo circonda, ho l'impressione che abbia fatto il passo più lungo della gamba.
Ronaldo mi sa che è un lusso, a mio modesto parere, per carità, poi ognuno pensa ciò che vuole. Ronaldo è un lusso che questa squadra non si può permettere. Non si può permettere. Niente, ragazzi. Adesso giochiamo col Brescia domenica alle 15, se non sbaglio. Dovremmo fare 3 punti, speriamo. E niente, ci aggiorniamo nei prossimi giorni. E niente, like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e come sempre forza Juve! Cazzo, vai!